E diciamo oggi la giornata clou della mobilitazione in atto già da una settimana dei lavoratori forestali, delle organizzazioni sindacali e del mondo UNCEM. In piazza quindi anche i sindaci e i presidenti delle comunità montane della regione Campania per gridare insieme contro chi ormai ha abbandonato i territori delle zone interne e quelle montane. Qui in piazza stamattina non rivendichiamo solo 15, 16 e anche 17 mensilità non ancora corrisposte a migliaia di lavoratori OTI e l'impossibilità addirittura di riassumere gli OTD. Rivendichiamo la cura e la manutenzione del territorio, proprio in queste ore dove l'Italia praticamente è flagellata dal maltempo e dall'incuria con cui diciamo, i nostri territori vengono governati. E noi non ce la facciamo più, siamo qui proprio per dire che bisogna aumentare i tetti di spesa e sforare il patto di stabilità, come ha detto anche Del Rio ieri, proprio sulle risorse che riguardano i dissesti idrogeologici, che riguardano appunto la cura e la manutenzione del territorio. I lavoratori forestali non ce la fanno più, famiglie intere ormai alla disperazione. Quindi c'è bisogno stamane che la Giunta dia rassicurazioni in tal senso. Abbiamo ancora 60 milioni della PAC per il 2014, siamo a novembre e non è stato ancora corrisposto un euro, è una cosa vergognosa. Quindi noi chiediamo un'anticipazione su queste risorse e il saldo del 2013 è parte ancora del 2011. Quindi ci troviamo di fronte a situazioni veramente allucinanti. Credo che, come abbiamo in qualche modo saputo in queste ore, la Giunta è ben disposta a fare in modo che nei prossimi giorni si potrà sbloccare almeno questo monte di risorse. Poi saremo di nuovo in piazza perché appunto venga dato al territorio l'intera corresponsione economica. I territori vanno governati, altrimenti ormai franeranno, e se frana la montagna arriva fino a valle, arriva fino a qui, a Santa Lucia, anche Napoli risentirà dell'abbandono dei nostri territori montani. Ma siamo qui questa mattina per l'ennesima volta per protestare contro la Regione Campania per una situazione veramente che ha dell'inverosimile, cioè ormai ci sono lavoratori che da circa 20 mesi non percepiscono lo stipendio pur lavorando e la Regione ancora non ha assegnato i fondi 2014, così come non ci sono ancora prospettive certe per quanto riguarda un piano di riorganizzazione del territorio e un programma che consenta a questi 4.000 lavoratori della Campania di poter avere certezza per la prospettiva. Questa mattina ci auguriamo che da parte della Regione ci sia un primo segnale, un'anticipazione dell'assegnazione dei fondi per il 2014, così almeno prima di Natale è possibile erogare alcune mensilità a questi lavoratori che vergognosamente in questo paese, cioè pur lavorando da 14 e 20 mesi, non vengono pagati. Sono Vincenzo Petruzziello, sono il segretario generale della CGIL di Avellino e sto qua a rappresentare insieme alla categoria i bisogni dei 1.400 lavoratori forestali avellinesi, ma dei 4.000 regionali. Quindi la protesta è nei confronti della regione per sollecitarla ad avere i finanziamenti e certezze rispetto ai pagamenti. Rosita Galdiero, segretario generale CGIL Benevento. Oggi siamo qui sotto la Regione per l'ennesima volta per protestare, insomma, per il mancato pagamento delle retribuzioni dei lavoratori forestali. Nella nostra provincia sono tantissimi lavoratori che ad oggi devono ancora percepire 14 mensilità di stipendi arretrati. Siamo qui per dire a questa giunta regionale che non si può scherzare sulla pelle dei lavoratori e soprattutto non si può immaginare di lasciare 14-15 mesi famiglie intere che nella mia provincia vivono di questo reddito senza alcuna forma di sostentamento, insomma, per poter andare avanti. Quindi oggi qui protesteremo fino alla fine per cercare di dare risposte a questi lavoratori che da tempo, da anni aspettano risposte concrete che diano soprattutto una speranza per il futuro. Ci avviciniamo al Natale e i lavoratori che hanno lavorato e che continuano a fare bene il proprio lavoro meritano di avere una retribuzione e di garantire un sostentamento non solo per loro stessi ma anche per le proprie famiglie.
Sì, buongiorno. Allora, sono un baif della Guardia Montana del Matese e stiamo facendo un presidio per quanto riguarda niente. Praticamente la Giù Campania dovrebbe deliberare dei fondi che siamo in attesa di 18 mensilità. Certamente è una cosa insostenibile, inaccettabile, perché un operaio certamente ha bisogno di pagare, ha bisogno delle spese. E quindi questi, c'è la politica dello scarico barile tra vari comuni montani, vari presidenti, vari assessori, vari eccetera. Niente, dico che stiamo perdendo praticamente la dignità di uomo. Cioè, è umiliante non essere pagati dopo 34 anni di servizio, siamo in queste condizioni. Penso che sia una cosa da vedere anche a livello nazionale, perché non è accettabile che un operaio non prenda pagato da 18 mensilità, avendo le spese, avendo tanti problemi. E quindi speriamo nel buon senso dell'uomo, perché è umiliante praticamente, è una posizione umiliante da parte della politica. Quindi, a qualcuno che tocchi il cuore, perché qui c'è bisogno anche di mangiare, di vivere, non sopravvivere. E questo è un mio messaggio che do. Sindaco della città di Laurito nel Cilento e soprattutto sono presidente della comunità montana Bussento, Lambre e Mingardo. Noi siamo qui oggi a Napoli dove splende il sole, ma ieri pioveva, e così come piove in tutte le altre parti d'Italia. In questo momento l'unico che è sordo alle esigenze del territorio, del dissesto idrogeologico, pur avendo a disposizione 5.000 operai idraulico-forestali, è la Regione Campania, che potrebbe risolvere il problema della sicurezza delle città, dei paesi, delle aree interne che soffrono, utilizzando gli idraulico-forestali, che ovviamente chiedono semplicemente una cosa: di lavorare dignitosamente in cambio delle retribuzioni che non arrivano. Se questa è la campagna del 2014, non osiamo immaginare che cosa potrebbe essere quella del 2030. Quindi chiediamo al presidente Caldoro di fare giunta, di aumentare il tetto di spesa e riconoscere i 27 milioni di euro che è promesso a fine settembre. Il sindaco del comune di Bonati. Mi associo a quanto detto dal Presidente della Comunità Montana per ribadire una volta e portare l'istanza dei forestali del nostro territorio, che sono così preziosi soprattutto in questo momento storico in cui viviamo momenti di dissesti idrogeologici particolari. Loro sono preziosissimi proprio per la salvaguardia dell'ambiente, del territorio che pure deve essere appunto tutelato. Siamo qui oggi per sollecitare la Regione Campania affinché ponga fine a questa querela di questa povera gente che non riesce a soddisfare le esigenze primarie. Ormai sono 5-6 mesi, 11 mesi che non percepiscono lo stipendio. Credo che la Regione Campania adesso debba dare a loro la possibilità di soddisfare gli interessi, le esigenze primarie di cui ogni lavoratore cittadino credo abbia diritto. Grazie. Sono Anna Acquaviva, sindaco di Serra Mezzana, comunità montana Lento Montestella, una delle comunità montane maggiormente che sta patendo maggiormente la problematica della forestazione. Nei nostri territori purtroppo sono tantissimi mesi che gli operai non hanno più lo stipendio e stiamo lottando ormai da 3-4 anni per riuscire a mantenere lo stato di sorveglianza del territorio che le squadre della comunità montana fanno, e soprattutto di cercare di mantenere lo stipendio a delle persone che hanno il diritto di poter vivere e di poter lavorare. Purtroppo tutti i loro diritti sono stati messi da parte da questa amministrazione regionale, e quindi noi siamo ancora qui, ancora una volta, per cercare di risolvere o quantomeno di arginare in qualche modo questa problematica, che è veramente notevole. Ciò sul ex presidente della comunità montana Ufida di Avellino, è qui presente sotto la Regione Campania per il sit-in dei forestali. Ad oggi ormai sono quasi 5 anni della problematica forestale ad Avellino e in Campania la situazione sembra non migliorare. E lei, in qualità di politico delle zone interne di Avellino, cosa ne pensa? Beh, sono da un punto di vista proprio di orgoglio territoriale, penso che
un grave errore quello di non tenere presente che i nostri territori, da un punto di vista sia della difesa del suolo sia dell'occupazione, si reggono anche sulla forza dei forestali, una forza che tradizionalmente è stata custode dell'integrità dei nostri territori e dell'importanza di avere anche occupazione attraverso questo sistema degli idraulici forestali. Noi ci siamo impegnati nel passato ad applicare tutte le norme, quindi anche ad assumere OTD che adesso sono diventati storici, e ci preme che la Regione Campania faccia la sua parte per mantenere questi livelli occupazionali e per mantenere anche la difesa del suolo e l'aspetto idrogeologico attraverso i forestali. Presidente, lei sta vedendo in questo momento in Italia cosa sta succedendo dalle Alpi alla Sicilia, praticamente il dissesto idrogeologico. Ogni giorno noi assistiamo praticamente alle videate su tutti gli schermi e nei salotti, nelle migliori TV italiane, a dei piccoli e medi convegni. Lei cosa pensa di fronte a tutto questo che sta succedendo e contro l'inezia di una regione campana che purtroppo non dà risposta nel nostro territorio? Io dico che gli idraulici forestali debbono essere rispettati e loro debbono dare la loro prestazione a difesa dei territori. Il sistema idrogeologico nostro, che è abbastanza fragile, molto fragile, si mantiene anche con la manutenzione continua delle nostre montagne. Quindi penso che bisogna rivalutare, bisogna avere il coraggio di mantenere questo settore non in vita ma efficiente, con funzioni precise anche di protezione civile. CGL Campania, ci troviamo sotto qui alla Regione Campania per l'ennesima volta per richiedere risposte in merito alla questione forestale in Campania. Sì, giustamente ci troviamo di nuovo qui per le promesse che ha fatto la Regione Campania. È da circa due mesi che è pronta la delibera per l'anticipazione 2014 e a tutt'oggi, voglio dire, sta andando tutto nel fango. Senza dimenticare il 2011 e le rimanenze 2012 e 2013, quindi siamo allo stato zero. La Regione Campania nei confronti dei lavoratori forestali campani ha la bellezza di 94 milioni di euro di debiti, quindi lascio immaginare un po', ecco, il pensiero dell'opinione pubblica rispetto allo stato di cose che c'è. Qua si parla tanto di territorio, di prevenzione al territorio, però voglio dire, ecco, dove c'è la possibilità e l'opportunità di poterla salvaguardare in effetti, effettivamente, cioè qua viene meno il perno principale, che cos'è? La politica. La politica che non sa dare risposte per come le deve dare. E per quello che sta succedendo dalle Alpi e in tutta l'area del nord, la questione ambientale, la questione idrogeologica, noi ogni giorno vediamo nei vari talk show televisivi i politici che si alternano per le varie soluzioni, ma ad oggi sembra che le soluzioni non vengono date nel settore ambientale. Ma ci fanno ridere questi, ci fanno ridere per un semplice motivo, perché in realtà non sanno effettivamente che cosa significa e di cosa parlano. Allora il vero problema non è che noi dobbiamo guardare al nord, noi basta che guardiamo quello che è successo qua negli ultimi anni, Cervinara, Sarno, 15 e via discorrendo, ci sono stati morti, voglio dire, ecco, perché magari la questione non si pone in continuazione, allora significa che si mette nel dimenticatoio queste cose. Voglio dire, allora, se è vero, voglio dire, pure il Presidente del Consiglio, ecco, che ha l'interesse alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del territorio, la prima cosa che deve fare, che cosa deve fare? Deve escludere categoricamente la diceria dell'indice del patto di stabilità, perché per noi, voglio dire, io credo che sia una diceria. Allora io credo che queste sono somme libere che bisogna investirle subito e quindi dare occupazione nei territori. Testa, presidente della Lento Montestelle, sempre presente, sempre qui sotto la regione con tutti gli operai idraulici forestali. Bene presidente, ci ritroviamo per l'ennesima volta sotto alla regione. Risposte da caldoro, niente, solo carte, solo promesse, ma niente di fatto. Il territorio che si sta sbriciolando ogni giorno sotto alle intemperie di questo autunno piovoso in Italia. Lei da amministratore, e lei so che vive in un paesaggio molto bello che è il Cilento, come può dire a questa regione campana e le sue testimonianze per gli italiani che vivono
vivono al di là di Roma, il nostro territorio che non va difeso più da alcuni anni, come doveva essere difeso invece per portare avanti la questione ambientale, la questione forestale qui alla Regione Campania. Siamo alle solite, vabbè, comunque ci sono presenti qua da noi non solo gli operai ma anche una folta delegazione di sindaci a testimoniare la necessità dei nostri territori della presenza degli operai forestali, della forestazione. Purtroppo siamo alle solite, è il solito atteggiamento della Regione Campania che fa delle promesse e non le mantiene mai e non vuole affrontare con serietà il problema della forestazione in Campania. Noi oggi abbiamo un territorio che se ne sta cadendo a pezzi proprio per la mancanza di interventi sia da parte della Regione che da parte del settore difesa suri e soprattutto la mancata presenza anche degli operai forestali in questo momento che nella nostra zona sono in cassa integrazione per mancanza di fondi in quanto l'autonomia economica l'abbiamo già esaurita agli inizi di ottobre. Ma io poco tempo fa sentivo alcuni dirigenti della Regione Campania intervistata da un'emittente nazionale che praticamente tutti i fondi europei la Regione Campania ha speso solamente 2 milioni, il resto mi sembra circa una decina di milioni non sono stati spesi. Lei da amministratore non ha un po' come dire preoccupazione perché la nazione Italia non riesce a spendere questi soldi e a mandarli indietro in altre nazioni europee? Ma questo è frutto dell'endemica mancanza di decisionismo da parte della Regione Campania. Purtroppo siamo alla fine del periodo 2007-2013 e molti fondi purtroppo andranno restituiti e tutt'oggi non si riesce a trovare il modo come utilizzare proficuamente questi fondi e che uno di questi potrebbe essere la salvaguardia della montagna al fine di evitare i disastri ai quali assistiamo in tutta Italia e fra poco anche il nostro territorio se ne cadrà a pezzi e questa è l'ennesima riprova della incapacità di questa giunta regionale. Quindi diciamo che il confine, non ci devono essere più confini politici sia di destra che di sinistra per il territorio, perché ormai se la questione ambientale nei famosi trattati partendo da Kyoto e negli ultimi trattati la decisione è di che la questione ambientale è il numero uno in tutti i paesi del mondo, sembra che la Regione Campania deve prendere atto che la questione ambientale anche in Campania sia la numero uno. Sì, ma non è solo una questione ambientale, ma è proprio la salvaguardia del territorio, la salvaguardia della vita nei territori montani, perché i disastri che ai quali abbiamo assistito e stiamo assistendo purtroppo ci insegnano che il territorio va presidiato e va salvaguardato. E una delle grandi opere che riesce a fare, una delle grandi attività che riescono a fare le comunità montane è proprio quello della salvaguardia del territorio. Oggi noi ci troviamo, ripeto, in un novembre con le bombe d'acqua, con gli scrosci continui che ci sono e senza poter fronteggiare né prevenire questi disastri ambientali. E che dire, questo significa che non è neppure un discorso politico, ma è proprio un discorso di mancanza di attenzione per i territori interni.